Se stai cercando una coccola per la tua colazione o una merenda speciale per i tuoi bambini, questa è la ricetta giusta per te. Sto parlando delle treccine di zucchero, una nuvola di golosità e di morbidezza, facilissimi da fare. Seguimi e vedrai il risultato. Sono molto emozionata nel riproporti una delle mie ricette del cuore, quella ricetta che mi ricorda la mia infanzia felice e oggi voglio condividerla con te. Puoi impastare a mano, ma se c'hai la planetaria ti sbrighi prima e siccome con Giusina no stress in cucina, io utilizzo la planetaria. Ah, dimenticavo! Iscriviti al canale YouTube di Cookist e attiva la campanellina così da essere sempre informato su tutte le nuove ricette del canale. Metto insieme tre ingredienti, latte. Io sto utilizzando il latte intero, ma puoi utilizzare anche il latte scremato, parzialmente scremato e pensa un po' anche la bevanda vegetale, miele. E dopo il miele è il momento del lievito. Faccio andare un po' la planetaria. Bene. Facciamo innamorare questi tre ingredienti un pochino e tra una decina di minuti saremo pronti per aggiungere gli altri ingredienti. Nel frattempo prendo una bacca di vaniglia, la apro, voilà, e ne recupero la polpa. Aggiungo dentro il latte con il lievito. La farina è un mix di farina di Manitoba e farina 00. La farina di Manitoba è una farina più forte che è perfetta proprio per i lievitati, per le brioche. Regalerà una morbidezza e una sofficità unica. A Palermo si fanno spesso con lo strutto. Oggi però io voglio usare il burro. Faccio andare e mentre l'impasto prende corpo aggiungo anche lo zucchero, poi un pizzico di sale. Tiro fuori dalla planetaria e continuo a lavorarlo un po' sul piano. È un impasto morbido, ma molto ben lavorabile. Eccolo qua, ti do una bella notizia, non devi lievitare, non è vero, deve lievitare, però lo farà direttamente in forma, quindi non deve fare la lievitazione nella ciotola. Prendi un pezzettino di impasto, stendi come se volessi fare un serpentello, fai una sorta di ferro di cavallo e incrocia i due lembi di impasto. Voilà! Con queste proporzioni, se le fai un po' più grandi ne verranno una decina, se le fai più piccoline ne verranno anche 15. Questa è una delle ricette della mia vita, è una delle ricette del cuore, è la ricetta della mia infanzia. Ricordo ancora da bambina che c'era un ragazzo che arrivava nel palazzo dove abitavo e bussava a tutte le porte per dire che era arrivato lui con le treccine e diceva così: "Na brioscina 50 lire", le vendeva 50 lire. Per brioscina si intende proprio la nostra treccina con lo zucchero, che è la merenda di tutti i bambini siciliani e ti posso garantire che per il tuo bambino sarà la merenda o la colazione perfetta, come lo è stato per me e per tanti della mia generazione. Le copro bene con della pellicola e un canovaccio e le faccio riposare tutta la notte in frigorifero. Se la temperatura di casa tua non è molto calda, puoi anche lasciarle fuori, sempre ben coperte, oppure se vuoi, apri una bella finestra, lascia entrare un po' d'aria fresca e così potrai mantenerle anche fuori dal frigorifero. Domattina, quando ti risveglierai, tirale fuori dal frigo, le riporti a temperatura ambiente e poi finalmente saranno pronte per essere gustate. Ta-da! Guardate come sono diventate grandi e saranno sofficissime, me lo sento. E adesso sono prontissime per il forno, ma prima di andare in forno dobbiamo spennellare con del latte.
Il latte servirà a ridargli un po' di morbidezza, visto che hanno davvero riposato tanto e magari si sono asciugate un pochino. E servirà anche ad avere un colorito più dorato. Vado in forno con le treccine finalmente, e cuoceranno 20-25 minuti a 180 gradi da controllare. Mi raccomando, non devono diventare scurissime, devono restare molto chiare, belle dorate, e poi le finiremo con lo zucchero semolato abbondante. Le tolgo dalla teglia e le metto in un altro tagliere, perché adesso devo spennellare con l'acqua per far attaccare lo zucchero. E se io le spennello qui sulla teglia, che è molto calda e quindi emana ancora calore, l'acqua, il tempo che la metto, si asciuga. Quindi le tolgo dalla teglia con molta delicatezza, oddio che sono morbide, bellissime, e le metto di qua. Guarda com'è bella dorata di sotto. Spennello con acqua. Bene bene, così si attaccherà un bel po' di zucchero, che è quello che la rende golosa. Eccola qui, è lei, ti amo. Questa è poesia. È stata una lunga notte, ma ne è valsa la pena. Sono pronte, sono belle, sono morbide. Adesso tocca solo a te rifarle e dirmi magari poi nei commenti come le mangerai. Se le mangerai con un semplice caffè, con un cappuccino, se le mangerai a merenda. Aspetto tutte le tue domande, tutti i tuoi commenti qui sotto, perché sarò io stessa a leggerli e a risponderti. Ciao!